Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Io sono Cassandra, la fondatrice del travel blog Viaggiando a testa alta. Mi potete trovare sul sito www.viaggiandotestaalta.it, su Facebook, Instagram, Pinterest e qui su YouTube con il nome del mio blog Viaggiando a testa alta e su Twitter con il mio nome e cognome Cassandra Testa. Oggi purtroppo sto per sbarcare da questa cabina della Aloros Seas di Royal Caribbean. Vi lascio qui sopra il link del video completo in cui potete vedere la mia settimana a bordo nel mio itinerario tra i Caraibi. Ho visitato il Messico, la Giamaica e Haiti. Spero davvero che vi piaccia. Adesso mi attendono circa un paio di giorni, più precisamente una giornata e mezza a Miami, e poi avrò il volo di ritorno verso l'Italia. In questo video vi farò vedere qualcosa di Miami, visto che nel video precedente non vi avevo fatto vedere molto. Vi farò vedere i punti salienti che riuscirò a vedere in questa più o meno giornata e mezza qui in Florida. Bene ragazzi, siamo arrivati a Miami, alloggio al townhouse di Miami Beach, che si trova sulla 20ª strada. Purtroppo la stanza sarà pronta solamente per le 3, adesso sono le 9:30, quindi faremo un giro e poi vi farò vedere l'hotel. Adesso andiamo. Tappa di questo breve giro è Lincoln Road, che è la via dello shopping qui a Miami Beach. La salvazione non poteva mancare, questa volta ho preso questo tè molto particolare che si chiama Mango Dragon Fruit. Adesso lo proviamo. È davvero molto buono, sa di mango e di frutto della passione. Un'altra cosa che volevo farvi notare è, guardate qui, quasi tutti gli Starbucks qui in America hanno questa cannuccia di carta, che è per parte di un programma per la salvaguardia degli oceani, quindi davvero ottimo. Mi sono fermata da McDonald's, che qui in America costa davvero poco. Per una McChicken, patatine e bibita media ho speso meno di 4 dollari, quindi davvero pochissimo. Ok ragazzi, finalmente a Luna ci hanno dato la stanza qui all'Hotel Townhouse di Miami, che vi ricordo è sulla 20ª strada, quindi è molto anche vicino alla spiaggia. Adesso vi faccio vedere la stanza, che è al quarto piano. Ok, è davvero molto luminosa con tutte le piastrelle. Qui sulla sinistra c'è una mega TV, un piccolo lettino dove ho già messo le mie cose, qui il letto grande, che tra l'altro guardate, ci hanno regalato anche un pallone della spiaggia. Anche la vista, che non ho ancora vista. Ok, da direttamente su Collins Avenue, con tutti i palazzi in stile Art Deco tipici di South Beach. Altra tappa della giornata, la magnifica spiaggia di Miami. Una piccola nota su questo hotel Townhouse Beach di Miami: avete inclusi due cocktail o birre al rooftop bar, che dopo andremo questa sera, e anche un ombrellone e due lettini direttamente in spiaggia. Dovete cercare gli ombrelloni, quelli che sono colorati di rosso e di bianco, e oltretutto avete anche i tè della spiaggia, quindi è davvero comunissimo, davvero ottimo. Trust in me. Torrette qui di salvataggio che vedete qui dietro, che sono tutte colorate, sono una diversa dall'altra. Adesso se riesco ve ne faccio vedere un po' in sequenza. Dopo il cocktail qui sulla terrazza panoramica dell'hotel, per questa sera vi porto al Mango's Tropical Cafe, che è un locale molto particolare situato proprio su Ocean Drive, che tra l'altro vi farò anche vedere la sera, che è davvero molto bella.
ed è un locale che fa spettacoli, musica per tutta la sera e anche dei cocktail buonissimi. Vi farò vedere poi adesso tutto. L'ultimo giorno di questo incredibile viaggio ho deciso di svegliarmi molto presto per andare ad ammirare l'alba direttamente sulla spiaggia. Purtroppo c'era molto vento ed ho scoperto solo in seguito che il microfono mi aveva abbandonato. Comunque ne ho approfittato per fare una splendida passeggiata arrivando fino ad Ocean Drive. Eccola qui, Ocean Drive la mattina presto, c'è una bella differenza rispetto a ieri sera. E questa qui che vedete è la famosa villa di Versace, che anche finalmente riesco a fotografare senza tantissima macchina e tantissima folla che di solito c'è sempre qui davanti. Se ricordate bene me l'avevo fatta vedere anche ieri sera, illuminata dalle luci della notte. Qui ragazzi trovate i bar più famosi per la vita notturna, questo è il Cleverlander. E adesso in questa parte lì c'è il Breakwater, qui alla sera c'è sempre davvero tantissima gente. Bene ragazzi, adesso sono ritornata in spiaggia, non so se i miei capelli sono a posto perché stamattina c'era tantissimo vento, quindi speriamo bene. È già arrivato il momento di chiudere il video di questi 15 giorni qui tra la Florida e i Caraibi. Spero anche che il breve giro mattutino qui a South Beach vi sia piaciuto, ho cercato di farvi vedere i punti più interessanti perché un giorno e mezzo qui a Miami sono davvero pochi, ci sono moltissimi altri posti come ad esempio Hispaniola Way, poi tutto il giro all'interno del centro di Miami, anche un giro alle Everglades se riuscite a inserirlo, io l'altra volta non riuscito a farlo, magari vi metto qui sotto il link a tutti i video così potete andarli a vedere. Adesso andrò a fare colazione perché dopo verso le 12:30 dovrò prendere Uber e andare in aeroporto perché ho l'aereo alle 4, purtroppo è già arrivata l'ora di tornare a casa. Spero davvero che tutti questi video vi siano piaciuti, vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante qui sotto, anche di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica alla pubblicazione di ogni nuovo video. Vi ricordo che pubblico ogni giovedì alle ore 12. Io vi lascio al prossimo viaggio.